Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi vi voglio parlare di uno dei batteristi più famosi. Non vi dico batteristi più bravi o meno bravi, non ve lo dico ancora. Ma di uno dei batteristi più famosi che ci siano mai stati. E soprattutto uno dei batteristi più discussi che ci siano mai stati. Forse è il più discusso di sempre. Lui e Ringo probabilmente se la giocano. Vi sto parlando di Lars Ulrich, il batterista dei Metallica. Quindi oggi voglio andarvi a suonare e a spiegare un po' alcuni groove, alcuni feel di Lars. Voglio spiegarvi un po' quello che penso del suo modo di suonare la batteria. Voglio spiegarvi se è un fenomeno o se invece è tutta fuffa. Ma vi faccio un piccolo spoiler: secondo me tutte e due, è fenomeno ed è fuffa. Il perché ovviamente non ve lo posso dire, perché ve lo spiegherò pian pianino durante il video. Quindi seguite il video fino alla fine, perché vi dirò un sacco di cose. Come vi ho detto, quello che faremo oggi sarà andarlo ad analizzare, quindi voglio andare ad analizzare lo stile guardando alcuni suoi pezzi per capire quanto è stato veramente importante, se è stato veramente fondamentale per i Metallica oppure se avrebbero potuto prendere tranquillamente qualsiasi altro batterista, o magari se avrebbero potuto anche prendere un batterista più bravo di Lars, perché ovviamente Lars, come sappiamo, non è un tecnico pazzesco, non è un batterista super preciso, però la tecnica non è sempre l'unica cosa, quindi ve ne voglio parlare di questa cosa. Partiamo direttamente con la prima canzone. Il primo pezzo di cui vi voglio parlare si chiama Escape dei Metallica, dell'album Ride the Lightning. Questa canzone è stata molto importante per me perché il groove della strofa di questa canzone io lo uso spessissimo per fare anche del resto in qualsiasi genere, tra l'altro. Questo è usato nel rock, nell'hard rock, metal praticamente, e sembra impossibile perché un groove suonato nell'heavy metal si può anche mettere da qualche altra parte, ma la figata di questo groove che avete sentito prima qual è? È il fatto di avere il passaggio con i 4 sedicesimi sul rullante, che non è giusto nella battuta ma va tra una battuta e l'altra, quindi dà l'illusione di essere sbagliato. È proprio questa la figata. E quindi lo utilizzo tantissimo, perché, tanto per dirvi sempre qualcosa in più della canzone così lo potete utilizzare anche in altri contesti, questi 4 sedicesimi non devono per forza essere sul rullante ma possono essere in qualsiasi altro posto, basta tenere la ritmica giusta, diciamo. Quindi provateci un po', perché è figo, lo potete usare veramente in tantissimi generi, nel rock, nel metal come avete visto, ma anche tipo nel funky si può usare, ovviamente magari non con gli stessi suoni e non col Charleston aperto in questo modo, però è veramente versatile, può non sembrare ma è veramente versatile questo passaggio. Thank you.
canzone che ai tempi mi lasciò un po' di stucco. Più che altro l'intro di una canzone che ai tempi mi lasciò un po' di stucco è quello di For Whom the Bell Tolls, ovviamente sempre di Metallica. Mi lasciò di stucco perché? Perché dicevo, ma scusate, ma perché per prima cosa deve suonare il rullante insieme al crash, che non si fa? Di solito si usano cassa e crash insieme, perché lui deve usare il rullante? Non mi piace. E poi perché per forza fare papà papà questa cosa qua? Sarebbe stato più bello fare tipo... In realtà, pensandoci dopo, però, per prima cosa il rullante insieme al crash è una cosa diversa, è una cosa che caratterizza quell'intro, che poi ha caratterizzato in realtà tutto il pezzo. E i timpani, che poi io sto usando tom 2 e timpano, ma vabbè, suonati papà papà, sono una roba molto molto caratterizzante, è una cosa diversa, è una cosa che di solito non c'è. Se invece fosse stato... sarebbe stata la solita roba e questo non sarebbe diventato il pezzo che poi è diventato. Magari, non lo so, magari se lo sarebbe diventato lo stesso. Ma sicuramente questa cosa ha aiutato, perché ce lo ricordiamo tutti. Cioè, è fighissimo. Un'altra canzone dei Metallica che per me è stata veramente, veramente importante è stata Injustice for All. Ma più che importante, proprio la canzone è stato un groove in particolare. La canzone è bellissima, ma è stato un groove in particolare che mi ha veramente aperto un mondo. Mi ha fatto dire, ah aspetta, c'è anche questa roba qua che si può fare. E cioè, in pratica, all'inizio della canzone, più o meno dopo un minutino di canzone, praticamente appena la batteria comincia a suonare un groove, la batteria fa il groove che avete appena sentito. E come avete potuto vedere, io ho deciso di farlo in un modo un po' diverso dal solito. Nel senso, questo groove si può fare o con le mani incrociate in questo modo, oppure avendo un Charleston dall'altra parte, quindi con la mano forte si suona il Charleston, con la mano debole siamo tranquilli di andare a suonare sui tom senza avere rotture di scatole. Il problema qual è che io non ho il remote Charleston, e andando a suonare in questo modo qua, invece, con le mani incrociate, si può fare, non è tanto comodo, però il problema grosso è che non riusciamo ad avere il suono di Charleston giusto, cioè lui è molto secco. E invece in questo modo noi dobbiamo andare a suonare con la punta. Quindi mi sono inventato questa cosa: quando suono il groove normale posso farlo a mani incrociate, lo faccio a mani incrociate. Quando devo andare sui tom sposto la sinistra sul Charleston, quindi il Charleston lo suono con la mano sinistra, e così con la destra ho tutto libero per andare a suonare i tom. Ovviamente non è così semplice, perché è una coordinazione completamente diversa riuscire ad andare a suonare questa cosa, però mi ha aperto un mondo, proprio perché ho detto, ah cacchio, c'è anche la possibilità di suonare open. Poi io non sono uno che suona open e non sono capace a suonare open, so giusto fare quelle tre cose. Però comunque è un'idea in più che ogni batterista può avere. Perché non poter utilizzare una roba del genere anche in un altro groove? Se andiamo a suonare un pezzo nostro, non lo so, potremmo infilarci una cosa del genere, ed è una figata. Questa canzone c'è nel PDF, ovviamente, ma adesso ve la faccio sentire più lenta, così se qualcuno ha qualsiasi problema riesce a capire meglio come funziona il tutto. Sicuramente una cosa di cui voglio parlare, perché è una cosa importante, non è tanto il groove o il feel o non lo so, ma una cosa che ha caratterizzato tantissimo lo stile dei Metallica grazie alla batteria, grazie all'Ulrich, sono tutte le parti, tutti i groove delle ballad, tipo One, tipo Nothing Else Matters, tipo The Unforgiven, tutte queste ballad qua che però hanno una batteria che nessuno mai si aspetterebbe. Pensiamo ad esempio anche solo a One,
One, cioè l'intro è Charleston e Gran Cassa. E poi chi si aspetterebbe che il groove già dall'inizio sia questo? Questo non è assolutamente il groove per una ballad, ma nei Metallica ci sta, e nei Metallica caratterizza tantissimo quella canzone. Se la batteria non fosse così, se la batteria non fosse comunque così potente anche in un pezzo del genere, non sarebbe sicuramente la stessa cosa. Uguale per quanto riguarda Nothing Else Matters. È un pezzo ternario, quindi fatto tutto con le terzine, ovviamente con il Charleston in terzine, ma anche qua stessa roba, groove molto potente con suoni molto potenti e passaggi anche super potenti che non penseremo mai in una ballad, ma questo fa sì che Nothing Else Matters sia Nothing Else Matters. Stessa cosa anche in Unforgiven. In Unforgiven addirittura fa un 4 quarti normale, con il Charleston anche un po' aperto. Come dire, dato che nelle ballad non si fa, di solito è sempre tutto tranquillo, io suono potente e apro anche un po' il Charleston, quindi... Una canzone, un groove per me fondamentale, o l'inizio di una canzone per me fondamentale, è stata sicuramente Enter Sandman. Perché? Perché quell'inizio così potente con i timpani, che poi oggi farò con timpano e tom 2, quell'inizio così cupo mi è sempre piaciuto un sacco. Perché? Perché era tutto molto cupo, partiva tutto molto tranquillo, poi c'erano quei colpi di rullante e crash insieme che però ti svegliavano ed erano sempre diversi, quindi non sapevi mai bene che cosa aspettarti. Questo per me è stato una figata, l'ho suonata tantissimo questa canzone, e ho sempre suonato l'inizio in questo modo, cioè con due timpani oppure con timpano e tom 2, facendo questo. Quindi in pratica il timpano suonava sempre, il tom 2 era come fosse rullante, pum, pa, pum, pa, diventava tutto. Questa cosa qua. L'unica roba è che per riuscire a farlo un po' più simile alla canzone, non suonate perfettamente in unisono quando suonate tom 2 e timpano, ma fate un flam. Che poi non deve essere sempre identico, cioè non dovete pensare ok adesso faccio un flam quindi deve essere così, deve essere sempre uguale. No, perché la canzone deve essere un po', ok, sì, più o meno un flam, quella roba lì, però così. E dopo aver fatto questo con cassa in 4, ovviamente, andiamo, dopo ogni secondo tom 2, diciamo, andiamo ad aggiungergli un tom 1 in levare. Dopo aver fatto qualche volta questa cosa qua con alcuni stacchi di piatti, che ovviamente poi vi dovrete studiare quelli, incominceremo anche a mettere il rullante, e il rullante andrà al posto del tom. Questa volta non fate più flam, quando suonate il rullante e timpano insieme fate unisono perfetto, quindi anziché fare questo fate...
Arrivati a questo punto, direi che il video può finire qua anche perché è già durato un bel po'. Vi ho fatto vedere un sacco di groove, vi ho spiegato un sacco di cose e adesso vorrei capire veramente se l'ALS è stato così fondamentale oppure no. Ci sono vari punti di vista e secondo me non sono sbagliati tutti i vari punti di vista. Perché all'inizio del video vi ho detto l'ALS è sia fuffa sia fenomeno? Perché ovviamente dipende da come lo si vede. Se andiamo a pensare al batterista e basta, allora ok, ci può stare che qualcuno dica non è un fenomeno per niente e ci sta assolutamente perché comunque, come vi ho detto, non ha la tecnica, sbaglia molte volte, non ha il timing, non, gli mancano tantissime cose fondamentali per un batterista che soprattutto i batteristi storici, Ringo compreso, avevano. Magari Ringo non aveva chissà che tecnica, però comunque sul timing c'era, era sempre molto preciso, non sbagliava mai, era già diverso. L'ALS invece è un'altra roba, quindi in questo caso si potrebbe andare a mettere nella fuffa, non fosse che per prima cosa è un batterista che ha caratterizzato il modo di suonare dei Metallica, tutto il sound dei Metallica, e non ve lo devo più dire perché ve l'ho spiegato in tutte le canzoni di oggi, in tutti i groove che vi ho fatto vedere, e spero abbiate capito quanto questo batterista ha messo all'interno dei Metallica, quanto è servito ai Metallica e quanto tutti gli altri dei Metallica, nonostante a un certo punto volessero anche mandarlo via, abbiano detto l'ALS è l'ALS, non si può assolutamente cambiare perché comunque senza l'ALS i Metallica non sarebbero i Metallica. Per prima cosa perché i pezzi senza di lui non vengono nello stesso modo, anche se prendiamo un altro batterista molto più bravo, molto più tecnico, molto più preciso, non sarebbe la stessa cosa. E seconda cosa super importante è perché l'ALS è stato il fondatore dei Metallica, l'ALS è i Metallica, quindi questo dà un valore aggiunto a questo batterista che in questo caso non bisogna vederlo tanto come batterista, forse bisogna vederlo più come imprenditore, ma ragazzi è stato quello che ha fondato una delle maggiori metal band esistenti nell'universo. È stata la persona, insieme ovviamente a tutti gli altri della band, che ha portato il metal veramente nelle case di tutti, diciamo, ma soprattutto è stata una persona che ha ispirato tantissimi batteristi, tantissimi musicisti, ma quanti di voi suonano perché hanno visto l'ALS? O quanti di voi suonano perché uno dei batteristi principali che hanno ascoltato all'inizio è stato l'ALS Ulrich? Io sono uno di quelli, ho preso tantissimo di lui. Poi ho avuto il mio periodo in cui dicevo l'ALS no, niente, che batterista è assolutamente, però poi dopo un po' incominci a capire veramente qual è la cosa importante di un batterista, quali sono veramente le cose che contano. È ovvio, l'ALS come batterista non è un batterista pazzesco per niente, però non è l'unica cosa da tenere conto. Questo mi raccomando, pensatelo sempre non solo di l'ALS Ulrich, ma in generale di un batterista. Prima di andare a dire quel batterista fa schifo, quel batterista pensate un attimo prima che cosa ha fatto. L'ALS ha fatto un'enormità di cose, quindi parliamo del batterista, ma parliamo più in generale di tutto. Basta ragazzi, direi che posso veramente finirla qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vorrei sapere se voi la pensate come me oppure se siete di un parere diverso, perché poi ovviamente ci sta essere di un parere diverso. Voglio sapere un po' di cose da voi, quindi scrivetemele, mi raccomando, qui sotto nei commenti. Vi ricordo ancora che c'è il PDF scaricabile in descrizione. Se vi va, iscrivetevi al canale, ovviamente ve lo dico sempre, ma ve lo ridico. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!